Mister Meleo, lo scorso anno una vittoria importante per la salvezza, ancora una volta siete venuti ad Arezzo, avete fatto bottino pieno, vincendo anche con intelligenza, no? Tenendo botte nel primo tempo e poi siete usciti bene alla distanza. Sì, è una diagnosi perfetta di quello che è stata la radiografia, insomma, della gara di oggi. All'inizio un po' di timore reverenziale nei confronti dell'Arezzo, che è una grande squadra, è una squadra che ha dei giocatori importanti, sia sotto l'aspetto delle qualità tecniche che sul piano dell'esperienza. Peraltro dall'avvicendamento del tecnico aveva trovato anche un filotto di risultati importanti, non ultima quella fatta a Livorno, dove peraltro ha giocato anche una gran bella partita che io ho avuto modo di vedere e di visionare. Quindi è chiaro che all'inizio c'era un po' di paura nell'esprimere quelle che sono poi la nostra identità di gioco, le nostre caratteristiche migliori, quindi il palleggio, la capacità di saper aspettare, di dettare un po' i ritmi della partita. Però siamo stati molto bravi nel saperci chiudere e soffrire anche quando c'era da soffrire, e anche al primo tempo due o tre ripartenze comunque importanti le abbiamo fatte. Al secondo tempo l'Arezzo è calato un attimino, probabilmente ci ha consentito di poter sfruttare quella che è la nostra dote migliore, quindi il palleggio. L'abbiamo fatto molto bene, siamo andati vicinissimi in alcune circostanze alla marcatura per poi trovarla nei minuti finali, quindi direi che è stata una prestazione giudiziosa di una squadra molto giovane come l'Olbia, che ha saputo però soffrire, amministrare e colpire, insomma, quindi sono sicuramente molto contento.